Una onlus per aiutare il territorio a crescere e sopperire alla mancanza di risorse istituzionali. Nel 50° anniversario dell'avvio del traghettamento sullo stretto, il gruppo Turist Caronte, che fattura 150 milioni di euro all'anno e dà lavoro a 1200 persone, tiene a battesimo l'associazione no profit Giuseppe Franza Elio Matacena. Al microfono Olga Franza, presidente del gruppo armatoriale. E tanta gente si è rivolta a noi, tante piccole associazioni come sponsor, come... Adesso vorremmo fare delle cose molto più finalizzate nel campo sanitario, nel campo sportivo, a seconda delle esigenze che ci sono. Il budget a disposizione della Onlus sarà di almeno 500.000 euro all'anno e punterà a finanziare progetti in campo sociale. Il vicepresidente di Caronte Tourist, Gennaro Matacena. Abbiamo inteso dare una struttura diversa, più organizzata e anche più consapevole, tra l'altro con dei meccanismi che consentiranno anche al territorio di essere presente e propositivo. A scegliere i progetti che saranno presentati da associazioni, enti o semplici cittadini su un tema che verrà scelto di anno in anno, un comitato scientifico, il presidente del consiglio di amministrazione della Onlus, Franco Vermiglio. Destinare risorse da parte messe a disposizione dai soci, ma cercare di aggregare anche altri soggetti disposti a sostenere iniziative di carattere sociale. Quindi può diventare uno strumento propulsivo.